La linea Elisabetta Biancalani, e allora torno da te, Betta, eccoci. Sì, giusto per motivi legati a qualcosa di tecnico. Intanto posso dire che forse sotto le nuvole un po' di sole fra poco potrebbe rispuntare. Credo farebbe la gioia anche di ragazzi come questi che si sono trovati con i pantaloncini corti, è vero? Siete italiani? Francese, Ah, francese. francese! Oui, francese. Aujourd'hui c'est très froid C'est très ici, froid. è froid, è froid, ma avec les shorts c'est très dur. Ça va. C'est la première fois ici à Portofino, è la prima volta Oui, qua, oui. c'est la première fois qu'on est là. Et vous venez de quelle cité de la France? Normandie. Ah, dalla Normandie. Normandia, Normandia. Et combien de temps vous restez ici à Portofino? Un jour. Un jour, et puis où vous allez? Et après, Florence, À Firenze. 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 Un jour, 2 jours, 3 jours. Une semaine. Un semaine. Ok, allora buon voyage, questa è l'ora di pranzo, come vedete i molti stanno proprio pranzando. Io vado anche a salutare, ve la ricorderete perché è un simbolo di Portofino ed è Mariangela, dello storico panificio Mariangela. Lei sa che ogni volta quando ci sono le regate, non solo, arriviamo. E Mariangela di regate di primavera ne ha vissute tante, vero? Da Da quando sono Portofino. nata che ho visto tutte queste regate, per me è sempre una festa, perché Porto è una festa in paese. Perché forse un tempo più che mai chi viveva nei borghi come Portofino, Camogli, aveva un contatto forse più stretto con l'acqua, vero Eh beh, Mariangela? sì, certo, sì, molto più stretto, sì. C'è una bella atmosfera, c'è tanta gente, vedo un po' Tanta l'inizio gente, ufficiale della sì. stagione dopo un ponte di Pasqua che era stato un po' claudicante per il Per tempo, il però. tempo, però poi ci rifacciamo sempre. Portofino è sempre un posto che poi risolviamo sempre tutto. Purtroppo è così, però abbiamo tanta gente, le regate sono bene, aspettiamo questa stagione e poi abbiamo un evento molto grande che abbiamo questo indiano che si vuole venire a sposare a Ecco, Portofino. Mariangela, io sono venuta apposta per un po' di gossip, no? Perché Sì. Mariangela è storica della zona, quindi sicuramente qualcosa carpito. Mariangela, mi dica un po' com'è andata. No, ma io non è che so tanto, so solo che c'è questi sarà questo matrimonio, tutta Portofino in fermento, e poi non so. E poi però è una cosa bella che ha scelto Portofino, Esatto, perché dovrebbe questo essere il borgo, primo sì. giugno. Sì, però non so più di tanto C'è io, sì. stata un'assemblea addirittura tra i commercianti, i Credo di ristoratori. sì, però io quel giorno lì ero di vacanza che avevo chiuso il panificio e perciò non so più di tanto, però so che c'è questo. C'è E difatti, agitazione un sì, ci po'. sarà agitazione, sono mille, Ma sì. sento un po', ma la sua focaccia che è così famosa e che vediamo, magari la mangeranno anche tutti questi capi di Certo, Stato, questi sposi, questi indiani. sì, abbiamo già parlato con Ah loro, sì? sì. Quindi farete tanta focaccia Ma quel non so, giorno. questo non lo so, bisogna Però ve l'hanno un po' vedere. Sì, chiesta, ben ecco. certo. L'unica cosa che si produce è Portofino. Ed è veramente, veramente buona. Mariangela, che altro aggiungere? Lo stile, un po' di charme, ma come ci si deve vestire per venire a Portofino? Allora, oggi io sono Portofino, vestita da allora, regate, Portofino, quindi per no. venire a Portofino si deve vestire di lino. Le signore hanno sempre pantaloni di lino, l'infradito, il mocassino. Una bella camicia di lino e così vale per gli uomini. Ma Bisogna stare attenti ai tacchi perché c'è questo difatti, ma acciottolato e la io vera portofinese, o comunque chi viene a Portofino non dovrebbe mai venire coi tacchi perché. difatti cosa ho detto? Infradito, moccassino, perché coi tacchi no, assolutamente, perché ci sono tutti i ciottoli. Ma un tempo chi sono le star che lei vedeva a Portofino? Principi, principesse, personaggi, Ma attori? io e attori, io so, purtroppo io ho tanti anni, io ho visto Liz Taylor, Richard Burton, Frank Sinatra, tutti di quell'epoca lì, quando c'era la Dolce Vita a Portofino. Sì, tuttora ci sono, però una volta si ci dava più importanza, adesso un po' meno agli attori, o agli stilisti di moda, sì. E chi le è piaciuto di più così come uomo? Sai che, come uomo? Oh, non saprei dire perché ne ho visto talmente tanto che non saprei dire, sono sincera, sì. Va bene, Mariangela, grazie, buon lavoro. Qua quanta focaccia sfornata al giorno? Io non lo so, bisogna dirlo ai Chili, forni. chili e chili. Chili, 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 perché è l'unica cosa di. Sì.
tipica della, della zona, sì. Veramente. Io grazie. La ringrazio. Grazie Mariangela, grazie mille, ma noi continuiamo ancora a passeggiare perché vogliamo proprio portare i nostri telespettatori come se fossero a braccetto con me qui a Portofino, come le persone che stanno pranzando, come questi signori che si stanno pulendo la bocca, i ragazzini probabilmente in gita. E poi vedete soprattutto locali dove si brinda a birra, in questo caso forse fanno parte di una gita organizzata questi signori. Proviamo un po' a chiederglielo. Hello, hello, cheers, where are you from? From England. Ah, from England, ok. And why in Portofino? Perché proprio a Portofino? Because I'm taking a foreign a package tour holiday and it's to Tuscany and we're visiting all of the towns in Tuscany, okay, on different days, but they're also giving us a trip to Portofino. Ok, ha detto che hanno fatto un viaggio per visitare le antiche città della Toscana e hanno deciso di venire anche a Portofino. Yeah. And we're staying in Montecatini Terme. Ah, okay, in the Terme, yes. In Terme, yes. Lovely. Signore, yes. And that's a lovely town. Okay, una because it's so quiet and... È molto tranquilla, not like Portofino. Portofino is very vitality. Well, I think all the other places are going to be busy as well. Okay. But never mind, it'll be fun. Okay, è molto divertente. Have a nice trip allora, anche a loro. E qua non si poteva che mangiare che cosa? Abbiamo visto le trofie. Vedremo le trofie, la focaccia and the pizza. Hello, can I disturb you one moment? And where are you from? Canada. Canada, quindi dal Canada. Quando vi dico che a Portofino è un piccolo ritratto di tutto il mondo, queste interviste lo dimostrano. Pizza is good, pizza with the ham, prosciutto. Prosciutto, yes, it is very good. Very good. Well, excellent. Ah, okay, excellent. But... speak me about your trip, Portofino. Yes, Portofino. We had a lovely visit and beautiful scenery. Love to watch the sailboats, the ocean activities, sea activities, and of course the beautiful homes and all the artwork. Vedete, soprattutto si apprezzano oltre che anche le barche, soprattutto il tipo di città. And after Portofino, where will you go? Dove andrete? Pisa, to the Pisa, yeah, Pisa area tower. Tomorrow. Yeah, yeah, the Leaning Tower of Pisa. Okay. And Poma, poi. Before you went where? Before we went to Da Vinci. Ah, Da Vinci. Leonardo da Vinci. Yes, Da Vinci area, which was beautiful, and we tasted Chianti. Chianti, yes. Yeah, so we had a great time. How many days in total? Quanti giorni in totale? Will be 7 days. Sette giorni. Yeah, okay. Thank you. Bye. Che bei viaggi, ragazzi. Che bei viaggi. Qua di nuovo si brinda birra. Hello. Where are you from? Hastings, England. In England, di nuovo degli inglesi. Cheers with beer. Oh yeah, best and beer. And what did you eat? Trofie, pizza, focaccia? Nothing. Nothing, only drink. Only drink. Okay, it's good. Thank you. Gelato, italiani. No, Svizzeri. Svizzeri? Okay. Svizzera. Svizzera, ok. And... perché in Portofino? You speak in Italian? No. Weil sie schön ist. Schön ist, ecco, tedesco, no? Parla italiano! Ah, grazie, dai. Sono poco, madonna! Dai, un po' di italiano! Sì. No? No, allora vengo da lui. Svizzeri felice. Tutti. Felice. Da dove in Svizzera? Valese, sud. Ah. Valese. Valese, sì. Ok. Perché siete a Portofino? Voglio guardare un poco around per mangiare, per celati. Mangiare, sì. Bella gente, sì. Passaggio. Sì. Quanti giorni state? Uno. 3 giorni a Rapallo. A Rapallo. Sì. Ok. Oggi era arrivato con boat. Con boat, con la barca, yes, boat. Sì, con la, vabbè. E in macchina però da Svizzera. Sì. In macchina. Va bene, divertitevi, ok? Ciao! Ovviamente loro hanno scelto il gelato, siamo sempre in onda, sì, dovremmo essere sempre in onda. E qua vedete, si passeggia attraverso i portici con i negozi e tutti i souvenir, vediamo tanti quadretti proprio di Portofino.
zuppa di pesce e acciughe fritte in questo caso, anche proprio al riparo dei portici laddove dovesse piovere, ma ripeto, sono confidente che possa venire un po' di sole. Qui di nuovo un misto tra pizza, hello, pizza, pesto, trofie pesto, pizza and wine, formaggi e wine, vino bianco. Where are you from? Parla italiano meglio, eh? No, no, from France, Lille, the north of France. Le nord de la France. Le nord de la France, ok. Quel... Pour la RAI, ça, non? Primo canale, is, yes, is private television, the first one in Liguria, la prima TV della Liguria privata. Pourquoi vous êtes in Portofino pour un voyage? On est allé dans les Cinque Terres pour faire de la randonnée. Et puis on termine par Portofino parce que c'est un endroit remarquable. Ok, un posto notevole, sono stati già ovviamente alle Cinque Terre, allora bon séjour, bon séjour. Anche a loro, vedete veramente orde di persone che arrivano. Comandante, può venire un secondo? Perché è busy, anche lui è molto di corsa, perché in questi giorni ci sono tante barche su cui vigilare. È bello intenso. Grazie il comandante. Buongiorno, Stefano Carbone della Capitaneria di Portofino, e lentamente la nostra camminata ci porta verso di nuovo la piazzetta. È frequente anche vedere diciamo i concierge degli alberghi che portano questi enormi contenitori pieni di valigie, perché qua ci sono anche prestigiosi hotel in piazzetta, e sullo sfondo vediamo il Castello Brown e dietro la chiesa di San Giorgio. E avvicinandosi alla piazzetta torna quel brivido di cui abbiamo parlato prima, perché come vedete il vento qua vicino al mare torna a spirare in modo molto più consistente. Banchetti ovviamente con i souvenir e il continuo andirivieni di persone. Tiziana, io ti ripasserei la linea promettendoti anche altri collegamenti. Riparleremo di questa festa misteriosa, neanche tantissimo, del primo di giugno, la festa indiana, e poi magari andremo a cercare Paolo Viacava, che è un velista molto famoso di questa zona, sempre tentato proprio dalle regate di Portofino. Andremo a cercare Zara, una ristoratrice che è molto stilosa, stile Portofino, per vedere se anche lei ci svela qualcosa, e poi ancora tra souvenir, battelli e quant'altro.